L'affetto c'era e in qualche modo, seppur a grande distanza, i cittadini di Pescara lo hanno fatto sentire. Al presidente Sergio Mattarella, sia in entrata che in uscita dall'Imago Museum, sono arrivati i saluti e gli applausi del pubblico, ma deve essere arrivata anche la gratitudine di una città che ha apprezzato la scelta fatta da Mattarella per la sua prima volta a Pescara, puntare sulla cultura. Un servizio di sicurezza imponente, misure severissime che hanno vietato ai cittadini e anche alla stampa di avvicinarsi troppo al Presidente della Repubblica, ma comunque si è conclusa la visita del Capo dello Stato a Pescara. Non è la prima volta per Sergio Mattarella in Abruzzo, è certamente la prima a Pescara, e ha scelto un'occasione particolare, forse meno istituzionale, perché è un luogo di cultura quello che è stato inaugurato oggi, cioè l'Imago Museum, museo di arte moderna e contemporanea, all'interno opere diciamo del Novecento, perché se qualche giorno fa è stato inaugurato il museo dell'Ottocento a Porta Nuova, questo può più definirsi museo del Novecento, con non solo la mostra temporanea di Schifano e di Warhol, ma poi c'è anche tutta una parte riservata ai pittori della scuola scandinava di Civita d'Antino, capitanati da Zahrtmann, una bella storia che abbiamo anche più volte raccontato e che da oggi è anche a conoscenza, se non la conosceva prima, del Presidente della Repubblica, che, dicevo, ha scelto Pescara per questa visita istituzionale, forse anche perché era un po' una città che mancava. Il Presidente ha partecipato più volte ad eventi che hanno ricordato il terribile terremoto del 2009, oppure anche ad eventi per la Brigata Maiella, e insomma ha fatto altre tappe in Abruzzo, però Pescara mancava. È stato accolto come si conviene, c'era anche il presidente Marsilio, c'era il sindaco di Pescara Carlo Masci, c'era il presidente della provincia Zaffiri. Marsilio proprio ha lamentato anche il fatto di questa concomitanza, perché c'era anche il premier Draghi all'Aquila e ha detto, però, come dire, meglio una panchina piena. Sì, infatti c'è il dispiacere di questa contemporanea che ha creato un po' un ingorgo istituzionale, però, come dire, meglio avere la panchina lunga, avere problemi di panchina lunga, che soffrire di disattenzione e di marginalità. Per noi è importante che l'Abruzzo sia in cima nelle agende dei principali decisori politici e delle grandi istituzioni, ed è quello che volevamo, e penso che sia comunque utile per il nostro territorio questa attenzione. La visita è durata parecchio, circa un'ora in cui il Presidente evidentemente ha girato per le stanze del museo e ha ammirato le opere. C'è stata forse un po' di delusione anche da parte dei cittadini, che si aspettavano magari di poter, non dico stringere la mano, ma insomma salutare un po' più da vicino Sergio Mattarella. Però evidentemente il cerimoniale è molto stretto, molto severo, i tempi sono quelli che sono. Questa è l'epigrafe che è stata scoperta prima di entrare nei locali dell'ex Banco di Napoli, oggi Imago Museum. Inauguriamo un altro museo importantissimo che proietta Pescara in una dimensione internazionale. È già venuto diverse volte in Abruzzo il Presidente, però a Pescara è la prima volta, e quindi noi siamo veramente felici e fieri di poterlo ospitare e di mostrare una città che è in grande fermento culturale. Desidero esprimere l'apprezzamento per il Museo Imago, promosso dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Poc'anzi ho avuto la felice opportunità di visitarlo, pur se velocemente, e davvero esprimo un grande apprezzamento. Un saluto alla splendida città di Pescara e a tutti i suoi cittadini.